Sandro Gottardi, come stiamo vedendo, apicoltore. Sandro, le realtà che noi abbiamo conosciuto oggi si sono messe insieme all'insegna innanzitutto della collaborazione tra produttori. Sì, il progetto dell'Associazione Valbiocembra nasce dall'idea fondamentalmente di tenere insieme alcune esperienze consolidate, come per esempio l'azienda agricola Mirtilla, altre in via di costruzione, altre come la mia proprio a livello embrionale ancora, in fase proprio di definizione. E l'idea insomma appunto era quella di tenere insieme queste esperienze intanto per avere più forza, nel senso che insomma in qualche maniera noi troviamo aiuto reciproco e questo ci, soprattutto perché stiamo iniziando, è molto importante. Insieme per andare insieme verso il consumatore. Esatto, noi abbiamo partecipato come associazione anche al bando per il mercato dell'economia solidale di Trento e abbiamo da qualche mese uno spazio in questo mercato dove possiamo proporre direttamente ai consumatori i nostri prodotti. Insomma, questo è molto importante. So che per voi fare agricoltura significa anche fare cultura. Sì, una parte del lavoro che come associazione ci siamo insomma in qualche modo dati è legata alla promozione culturale, non tanto del territorio, o meglio del territorio e delle nostre attività. Perché pensiamo che sia importante spiegare anche quello che produciamo in qualche modo. Non solo produrre del buon cibo, ma tra virgolette spiegarlo anche ai consumatori, far capire che cosa significa. Noi abbiamo visto alcune aziende oggi spiegare che cosa significa lavorare su questo territorio, che come vedete è molto impervio, no? Quindi è un lavoro notevole e noi cerchiamo di far capire questa peculiarità, questa differenza. E per questo è importante lavorare sul piano culturale. Poi l'idea è anche quella di fare della formazione per altri agricoltori, insomma in qualche modo cercare di essere degli apripista, insomma abbiamo anche un po' questa ambizione, no? Aprire la pista per altri che magari vogliono intraprendere questa strada. Noi siamo agricoltori biologici, vogliamo fare agricoltura biologica, insomma.